Vai. Se permette, noi non possiamo pensare di avere un governo che quando le cose non funzionano incomincia a piangere e dire sempre colpa degli altri, perché gli altri paesi si sono mossi. La Germania sta ampliando mese per mese gli accordi bilaterali, per esempio per i rimpatri. Sa che da noi in questo momento, non parliamo di che in attesa di risposta della domanda, di chi fa ricorsi, ma di chi riceve il diniego definitivo, il 60% continua a circolare sul territorio nazionale. Per esempio, vogliamo riaprire e rendere strutturale i CIE e dire che chi riceve il diniego non è che può circolare liberamente, benissimo, prendersi il foglio di via e continuare a rimanere sul territorio nazionale. Però lei mi...